Una straordinaria notizia in un periodo drammatico, 42 nuclei familiari che hanno finalmente una dignità e ricevono dopo quasi 20 anni una risposta. Faticosamente si è costruita la graduatoria con il contributo di tutti, magistrati, consiglieri comunali e poi con una serie di altre sinergie. Finalmente si è arrivata a questo risultato, ma oltre a questi 42 alloggi sono in campo anche altre iniziative, finanziamento di 1,5 milioni di euro del PNRR per sempre l'ERP e quindi riqualificare gli alloggi di Via Alghero, un altro finanziamento di quasi 900 mila euro per fare 5-6 alloggi sempre edilizia residenziale pubblica in Via Olbia e un finanziamento di 130 mila euro per riqualificare sempre alloggi di proprietà comunali. E non ultime le buonissime notizie sul dormitorio, che credo che ormai sarà inaugurato a brevissimo, e sulle casette mobili per le famiglie svantaggiate. Quindi credo che sulle politiche della casa, grazie anche all'aiuto della Regione, dell'area, il Comune di Oristano non abbia niente da rimproverarsi.